Perché non il traffico? È un luogo particolare che mi ha, insomma, che io ho attraversato, che lui in qualche modo lo ha fatto. È strano, ma sono quei posti che tu in qualche modo arrivi, è anche difficile chiedersi il perché, che dare come dire, la responsabilità sempre alla casualità non è nemmeno giusta, magari conviene anche riflettere. E la riflessione più semplice è che quando ho visto la prima volta questi posti non li ho davvero notati, perché ero troppo distratto dall'ambiente molto più grande, di grande respiro, le montagne che circondano questo piccolo posto, e non avevo ancora incontrato l'alpinismo, tantomeno l'arrampicata sportiva, libera, quindi quelle cose non le vedevo e non le assimilavo nemmeno. Poi quando ho cominciato a scalare, quando ho cominciato a fare l'arrampicata libera e sono un po' inciampato in quella sportiva, questi posti sono sempre rimasti molto importanti per me, perché sono quei luoghi che sono fuori dai tragitti comuni, sono fuori da quella situazione in cui vengono frequentati, consumati, abbandonati, e perché hanno quella capacità in più di portarti lontano con una quiete e una forma di respiro proprio nell'ambiente che per me è sempre rimasto molto importante. E quando l'ho visto con quest'ottica, naturalmente accostando la passione, permettetelo, della scalata, dell'arrampicata, sono stato affascinato da questa compattezza, da questa quasi magari esagerata ricerca, no? di quelle cose un po' difficili, che siano anche un po' eleganti, no? Che abbiano un colore, un taglio di cose che ti piacciono. E questo posto che usciva quasi dal nulla, che ha davvero una caratteristica particolare, mi ha colpito e ha cominciato a tracciarne delle vie. E curiosamente la prima via che ho tracciato era proprio quella, però mi sono reso conto che era troppo difficile per le mie possibilità e l'ho incompletamente chiodata fino quasi alla fine. Poi ho risolto tutti gli altri problemi, per quanto facili, più o meno difficili, e rimaneva solo questa incognita. E davvero su quel tratto di parete non riuscivo a immaginare la possibilità di chiudere il progetto. Poi, dopo 20 anni, le condizioni della vita, che evidentemente mi hanno prima portato in montagna, poi in qualche modo mi hanno fatto ridiscendere da un alpinismo più grande, mi hanno riportato in questo posto e sono di nuovo ho di nuovo cercato di capire se questo era possibile, e c'è stata una specie di rivelazione. Tutto quello che non riuscivo a vedere improvvisamente l'ho intuito. Non era scontata la riuscita, però voglio dire che tutta questa esperienza passata lontano da questi luoghi ha prodotto una capacità di vedere e di immaginare qualcosa che prima non riuscivo a fare. Naturalmente questo era tutta teoria. E tentare di chiudere un qualcosa che poteva essere sportivamente, fra virgolette parlando, qualcosa di davvero difficile, data l'età, data la situazione, era un progetto ambizioso. Comunque non lo so perché alle volte, insomma, ci investiamo in cose così importanti dal punto di vista proprio fisico, atletico, che magari non hanno niente di importante per il resto della vita, perché non sono così rilevanti. E penso che avrei potuto fare molto di più dal punto di vista fisico, atletico, sportivo. Non l'ho fatto probabilmente perché ero distratto da altre cose e questo non mi interessava così tanto. Quando la montagna, l'alpinismo, cioè tutte quelle cose che avrei voluto fare, le condizioni fisiche, l'integrità fisica che non avevo più,
non mi ha permesso di continuare in questa ricerca, in questa esperienza, sono ritornato curiosamente in quello che potevo fare. Quello che potevo fare era, se mi impegnavo, cercare di capire davvero dove avrei potuto e dove potevo arrivare ancora in una dimensione molto più sportiva che in qualche modo includeva un impegno fisico sì molto importante ma molto diverso da quello che dovevo mettere su una forma del tennismo che non potevo fare. E quindi è curioso in qualche modo anche bello aver riscontrato una possibilità. Mi piace in qualche modo lasciare anche un messaggio di speranza, voglio dire, fino a non molti anni fa, dopo 40 anni, si pensava che su certe difficoltà non si potesse mai scalare. 20 anni fa si pensava anche che non si potesse mai raggiungere un limite così elevato rapidamente di difficoltà, e le cose cambiano, si evolvono molto rapidamente. Questo è anche una constatazione piuttosto semplice, ma mi fa piacere di aver in qualche modo trasmesso a molti scalatori la possibilità di aver dimostrato in qualche modo che dopo i 40 anni si possono fare gli 8C, gli 8C più, e dopo i 50 i 9A e forse anche i 9A più. Questo è un buon messaggio, no? da lasciare. Il mio rapporto con la fotografia, con l'immagine, è sempre stato molto particolare. Ed è stata un'ambizione della mia vita, non solo della mia vita di alpinista, cercare una forma di equilibrio che mantenesse sempre l'arrampicata all'alpinismo un po' discosta. Non l'ho fatto in un modo istintivo, ma in un modo ragionato. L'ho sempre cercato quindi di evitare quella parte. Ed è strano che improvvisamente io abbia in qualche modo cominciato a trasmettere questa cosa non solo dal punto di vista del racconto o della fotografia, ma proprio della cinematografia, del cinema, che non è mai un racconto, come dire, della realtà. È un racconto post-racconto. No? L'idea è nata sempre da quella famosa casualità, non casualità, di lasciare una vecchia cinepresa quel giorno che io ho fatto davvero la salita, e lì c'è un documento, una documentazione. Una volta la prima cosa che facevo, e credo la maggior parte degli arrampicatori, degli alpinisti, trovava che lo zaino era sempre troppo pesante, troppo pieno, e la prima cosa che facevo era togliere la macchina fotografica. Quindi adesso mi sembra di avvertire che la prima cosa che fanno gli alpinisti, gli arrampicatori, è quella di preoccuparsi di avere la macchina fotografica e la cinepresa. Io credo di aver vissuto una vita abbastanza simile a molti altri alpinisti, ma la diversità del mio modo di andare in montagna penso sia stato proprio questo, il fatto di non... La cosa che può far riflettere è che io ho sempre cercato questi luoghi davvero per scalare, e l'ho fatto con delle persone che mi trasmettevano qualcosa. Non l'ho fatto semplicemente per avere una macchina che mi tenesse la corda, un compagno di scalata occasionale. E scalare in questi posti senza niente dimostra il fatto di averlo fatto proprio per il piacere di farlo, senza nessun scopo né economico né divulgativo, davvero per fare un percorso, per acquisire un'esperienza che era mia, che però era importante, anche se potevo trasmetterla sinceramente a qualcuno che aveva la stessa intenzione. E questa è stata la mia vita per molti anni. C'è sempre nella vita di tutti noi un compromesso, c'è la necessità di scendere un compromesso. Se io volevo vivere in questo modo, in qualche modo dovevo guadagnarmi da vivere, e mi sembra di averlo fatto anche onestamente. Il risultato economico si vede, non è arrivato da nessuna parte. Ho avuto anche delle grandi occasioni per poterlo fare, ma io mi riconosco un qualche talento, se vogliamo. La parola non dovrebbe essere esagerata, ma se sono riuscito a scalare in un certo modo, non è certo per le qualità fisiche, ma anche per una componente, come dire, genetica che ho ereditato involontariamente. Quel tipo di immagine sicuramente è arrivata quando dall'alpinismo
non avevo più molte esperienze ancora da assorbire, perché avevo vissuto intensamente quelle cose e cominciavo a interessarmi già anche molto meno. Questo era un modo per davvero per poter continuare a vivere in un modo, ripeto ancora una volta, diverso il mio modo di vivere la montagna.